Ho trascorso 50 giorni su TGC Card Shop Simulator, dove ho creato e gestito il mio negozio di carte. In questo video vi mostrerò i momenti migliori. Ho spruzzato del deodorante su clienti puzzolenti, ho aperto migliaia e migliaia di pacchetti e trovato carte dal valore di oltre $4.000. Oh, oh mio Dio! 4.400 euro vale questa. Questo sarà un video abbastanza lungo, quindi preparatevi uno snack, prendete qualcosa da bere e cliccate sul pulsante di mi piace. Detto ciò, godetevi il video. Oh. Wow. Ok, questo sarà il nostro nuovo negozio di... Ma già stanno aspettando i clienti? Ma è chiuso. Ho lasciato il mio lavoro quotidiano per aprire il mio negozio di giochi di carte. Questo è tutto, è ora di mettersi al lavoro. Perfetto. Beh dai, voglio comunque dargli un nome carino. Insomma, non voglio trollare. Vediamo di attirare un po' di clienti. Ok, apri il telefono e fai scorta di pacchetti di carte. Ordine. Noi abbiamo $1.000. Possiamo comprare solo il pacchetto base. Quantità 32, costa $52. Beh, direi di comprarne un bel po' tanto. Investiamo i nostri primi 550 dollari, vai. Oh wow, ma sono già fuori. Ma chi li ha consegnati? Ehi, fermo, aspetta. Aspetta. Non li raccogliere. Dove posso posizionare? Ma posso prenderne più di uno alla volta? Ciao. Tu c'hai proprio la faccia da nerd, sai. Oddio. Ehi, ciao. Guarda, non c'è ancora nulla, ma... Aspetta. Riempiamo tutto. Senti, vorrei capire. Qui posso aprire? No, non posso aprire. Come... Dove raccolgo? Cioè, dove conservo le scatole? Oddio. Che ne dici? Fai entrare i clienti. Ok. È aperto? Certo, c'è un po' di disordine ancora. Vorrei magari nascondere dietro la cassa. Non lo so. Ma non c'è... Non c'è una pattumiera. Ah, eccola! Buongiorno, salve! Completa 5 checkout. Certo. Salve! €12,80. Come faccio... Ah, ok. Devo dare 7,20 di resto, certo. 5, 6, 7 e 20. Prego. Prego. Prenda pure. Come faccio? Prendili. No. Aspetta. Sto facendo un casino. Aspetta, sto facendo un casino, aiuto. Mi scusi, è il mio primo giorno di lavoro. Sono 7 euro. Puoi prenderli? Fatto. Oh, ok, sono un idiota. Dovevo leggere lì. Ok, sarò più veloce con lei. 1, 2, 3, 50, 60. A lei. Grazie mille. Wow. Ehi, ma tu hai fatto scorta. Ok. Sono 76,80. Wow, me li hai dati precisi. Grazie mille. Ah, ma lei è il signore di prima. Grazie mille per essere passato. Ho fatto una scorta. No, dobbiamo alzare subito il prezzo. Prego. Grazie mille. Alzo i prezzi se non vi dispiace. Ok. Bene. Prendi i pacchetti di carte dallo scaffale e aprili per ottenere nuove carte. È caro, devo pensarci un po'. Minchia, però è caro, ma ne hai preso un po' di bustine. Ehi, ma ancora tu? Ma che... Una sola bustina? Ma c'hai 20 euro, ma prendine due altre. Senti, ti rubo qualche bustina se non ti dispiace. Posso mettere qui sopra? No, aspetta. Aspetta, fammi poggiare. Ah. Sembra che non ci sia più nessuno perché sono le 5 di pomeriggio, quindi potrei chiudere. Ok, il negozio è chiuso, la porta non si chiude però. Adesso tocca a me sbustare un po'. Oh, comunque questa carta vale praticamente quanto il pacchetto. No, quasi quanto il pacchetto. Zubat. Chissà se posso mettere anche le carte in vendita. Wow, 14, 7,81. Ehi, aspetta, se vuoi comprare apro solo per te. Ho fatto bene a farti entrare. Ho bisogno di soldi. Prego. È aperto, puoi tornare. Scusami. Ah, vabbè, lasciamo stare. Ho bisogno di clienti. E se mi siedo con te?
Salve. Grazie a lei. Ah, lui praticamente non aveva nemmeno il deck. Ottimo, se l'hai appena fatto. Ehi, ma sempre tu. Ormai è un cliente fedele. Ma quella puzza. Oddio. E questo è un problema, perché il fatto che puzza magari allontana i clienti. Mi scusi, le devo chiedere di uscire dal negozio. Oddio, quei soldi. Mi servirebbe un paio di guanti per prenderli, ma a quanto pare non li ho. Oh no, un altro che puzza. No, si sta sentendo uno che puzza. Dai, voglio comprare subito un altro scaffale, ne ho bisogno. Ehi, ma lui se n'è andato senza comprare nulla. Aspetta, scusami. Qual è il problema? Ah, chissà cosa c'è in questa città. Non vorrei che... Ah, non posso. Ma c'è un muro invisibile. Ah, delusione. Dai, su, fatemi arrivare a 150. Voglio mettere in esposizione il nuovo set. Bravissimo. Allora, piccolo armadietto. Ovviamente Corriere Express. Ah, ma è così? Perché è così? Pensavo fosse uguale a quello. Ok, credo proprio di aver bisogno di un altro tavolo da gioco. Che ore sono? Sono quasi le 6. Non costa 4 dollari, amico. Costa 3,90. Intanto qui, ragazzi, è chiuso. Dovete uscire. Si è fatto buio qui fuori, eh. È il momento di andare. Hai perso? Oh, mi dispiace. Dovete andare. Vabbè, guardi, per lei posso aprire, cliente fedele. Faccia pure. Sono quasi le 9 di sera, è buio poi tra l'altro, ma cavolo, perché non ci ho mai pensato di accendere la luce? L'ho fatto all'inizio come un idiota e poi... Ehi, ma questa è area riservata, mi scusi? Buongiorno. Voglio aspettare che il livello del negozio vada al 5, così posso ordinare le nuove carte. Acquista un espositore di carte e mettilo nel negozio. Costa 400 però. Ho bisogno di clienti. Ok, mi sono ripromesso di iniziare a fare il pro adesso. Adesso iniziamo a giocare seriamente. Wow, ma che faccia c'hai tu? Oddio, calma amico, è solo un gioco. Io vorrei comprare l'espositore di carte, il problema è che non ho spazio. Ma avete la stessa felpa voi? Oddio, solo che tu non l'hai abbinata benissimo. Ho davvero bisogno di ampliare questo negozio. Vediamo un attimo se riesco a recuperare spazio. Ok, certo, non è così bello esteticamente, ma già va meglio. Senti, dovrei spostare un attimo il tavolino, grazie mille. Bene, ho recuperato un po' di spazio. Allora, fammi comprare l'espositore di carte. Dove sono quelle costose? Eccola, beh, lei è bellissima. Prezzo di mercato la metto più 20%. Finalmente credo di poter comprare il nuovo set. Quindi facciamo un ordine. Eccolo qui. Però ne ho solo comprato la licenza. Vabbè. Oh, scordo sempre di accendere la luce. Ehi, ma dove vai? Quella è la cassa. Oh, ok che sei un cliente fedele, ma non è che puoi fare quello che vuoi. Oddio. Sembrava uno zombie questo. Buongiorno. Notate qualcosa di nuovo? Abbiamo la nuova espansione. Ok, forse abbiamo la prima vendita del nuovo set. Ma cazzo, mi stai pagando una carta di 19 centesimi con la banconota da 10. Oh mio Dio. Ok, c'è anche questa. Ne compro una, vediamo un attimo. Questa è una scatola. Devo accendere la luce, mi devo ricordare. E qui c'è un grande profitto. La vendo a 30. Oh, hanno comprato due box insieme. Grazie mille. Adesso devo aprire qualche bustina però. Perché ho finito tutte le carte in vendita. Ah, speriamo di trovare qualcosa di bello. Niente. Chissà se c'è il modo di cambiare l'insegna. Perché forse non attiro abbastanza persone. Ok, adesso iniziamo a fare sul serio. Oh, avevo smesso di registrare e ho trovato una carta da 63 euro. Dollari, vabbè. L'ho trovata nel pacchetto base. Metto subito in vendita. Wow. Buongiorno. Oddio, ma si lavi a prima mattina. Beh, ho sistemato qualcosina. Come vedete ci sono anche le sleeves protettive. E anche la bellissima carta da 69 euro. Ma il negozio sembra essere vuoto. Quindi aspettiamo. Grazie mille. Grazie. Oh, ha comprato la carta. Grazie.
Iniziamo a fare davvero tanti soldi comunque. Guarda qua, 84. Oddio. Tu sempre qui, eh? Ma poi sempre con la stessa camicia. È una settimana che ce l'hai. Comunque, adesso abbiamo anche i dadi da 20. E devo dire che hanno anche un ottimo profitto. Guardate qua, 119. Sembra che i dadi vadano a ruba. Ottimo. Guarda! Oh mio Dio! Ok, andiamo a mettere gli altri allora. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei. Apriamo un po' di pacchetti. Male, male. Oh no, ma mi sono appena accorto che ci sono le bollette. Non ho abbastanza soldi. Mi spegnere la luce, va? Ma no, ma tutto il mio guadagno. Ah, fammele togliere davanti. Questa non ci voleva. Va bene, ma ci rifaremo, ci rifaremo. Ok. Adesso abbiamo anche il deodorante spray. Ah, devo dire che procede molto bene adesso. Momento di chiudere. Forza su. No, è chiuso, perché ti sei seduto? Perché cambi faccia quando mi sposto? Oh mio Dio. È notte fonda, abbiamo 620 euro, quindi... Beh, il negozio sembra ben fornito, forse devo prendere qualche altra scatola. Domani sarà un grande giorno, me lo sento. Salve, salve. Salve. Wow, ehi, ehi, ma... Wow. Grazie. Grazie mille. Perché venite a comprare i deodoranti qui? Non me lo spiegherò mai, ma va bene. Ehi, ma oggi un sacco di vendite. Ok, inizio davvero ad aver bisogno di qualcuno alla cassa. Ecco qui, come nuovo. Ok, stai al registratore di cassa. Ho bisogno che tu sia veloce però. Ah, amico, devi dare il resto. Dai, su, sono 58 centesimi, è facile. Oh mio Dio, un centesimo alla volta, ma davvero. No, si è fatta la fila. Per 50 euro al giorno va bene. Bene, direi che è il momento di spacchettare un po'. Oh, Budwig. Questa la mettiamo subito in vendita. Come procede qui? Ah. Ehi, ma perché non c'è? Ah, sarà finito il turno di lavoro, caspita. Grazie. Siamo al giorno 15 e... Guardate un po'. Una carta da 81 e un'altra da 127. In più ho aggiunto anche queste belle bamboline che mi fanno un bel profitto, devo dire. E nulla, qui abbiamo anche il... Intanto fatemi servire i clienti perché c'è l'operaio che è sempre in ritardo, non capisco il motivo. Abbiamo il profumatore automatico qui, per tutta la gente che entra e puzza. Oh, eccolo. Va bene, dai, servi i clienti. Io penso di rifornire un po' qui. Signore, stiamo chiudendo. Ho spento anche la luce. Si può alzare? Oh, grazie mille. E buona serata a lei. Ehi, cos'era quel gesto? Ma che vuol dire? Perché continua a fare no con la testa? Ma, vabbè. È notte fonda e ho appena comprato il primo pacchetto di carte ultra rare, dovrebbero essere queste. Ovviamente ne apriremo qualcuno. Vediamo. Wow, comunque queste sono davvero carine. Oh, va bene. Un pacchettino da 72 euro. Beh, devo dire che è stato remunerativo.
Certo, tu non sei proprio credibile in camicia, giacca, occhialino da sole. Oddio, e scarpini da mare. Ok, tu sei il paradosso vivente. Cos'è? Ma non ha senso. Wow, questi pacchetti sono super remunerativi. Come procede qui? Ok. Oh mio Dio, ho trovato una carta da 2400 euro. Oh. Oh, è una full art. No, non ci posso credere. Oh mio Dio. Ehi, ma tu puzzi. Ora va meglio. Ragazzi, tutti stanno entrando e stanno guardando questa carta. E dicono tutti che il prezzo è giusto, ma che purtroppo non se la possono permettere. Tu te la puoi permettere, dai. Ma dai. Vabbè che sei il tizio in giacca e cravatta con gli scarpini. Giorno numero 20. Ci sono dei piccoli aggiornamenti. Ho comprato questi deck box. Poi ho preso queste nuove bamboline. E nulla, sistemato un po'. Questa carta ancora non l'abbiamo venduta, ma ci sta perché comunque è molto costosa. Dobbiamo aspettare un vero collezionatore. Devo dire che stiamo facendo sempre più soldi. A parte che ragazzo, il gioco è incredibile. Mi piace un botto. Poi io sono un grande amante dei gestionali di questo tipo. E tu stai impuzzolendo il mio negozio. Però hai fatto una bella spesa. Oh mio Dio! Questo ha comprato la carta da 2700. E giustamente paga con carta. Grazie mille, ottima scelta. Ok, con questi soldi rivoluzioniamo veramente tutto. Vieni al lavoro, su. Caspita, non ho spazio. Devo comprare... Visto che ho i soldi, voglio comprare questo qui. Mi piace. Ah, possiamo metterlo in mezzo, dai. Non è male. Ok. Visto che qui è tutto vuoto. Certo, abbiamo delle carte di valore da vendere, ma ragazzi, è davvero giunto il momento di spacchettare seriamente. Quindi, spegniamo la luce, che le bollette costano, e iniziamo. Ah, forse l'accenderò la luce perché si vede poco. Ok. È da un po' che non mi dà una bella carta. Magari anche sopra, non lo so, i 400-500 dollari. Incredibile, non mi sta dando neanche una carta sopra i 100 dollari. Com'è possibile? Cioè, vendo delle scammate assurde ai miei clienti. Sì, mi sta dando carte da 15, 20 o 30 dollari. Andrò avanti. Voglio vedere un, non lo so, 300-400 dollari almeno. Anche perché sono curioso di vedere. Comunque sono carine queste carte. Niente, ancora nulla. Io capisco che debbano essere rare, ma... Caspita, ho aperto 400 euro di box. Anzi, credo di più. E ancora nulla. Beh, ormai li apro tutti. Cosa vendo ai miei clienti? Il nulla? E voi probabilmente vedrete tutto ciò in... Non lo so, 40 secondi. Io sto qua da un quarto d'ora. Beh no, in realtà, parlando seriamente, il fatto che siano così rare è bello. Anche perché ti spinge appunto a spacchettare, a insomma, trovarle. Da più soddisfazione poi trovare la carta da 1000-2000 euro. Oh mio Dio, mi sono rimasti soltanto due box. Oh! Ok, bella! Un'altra full art. Finiti. Abbiamo questi, ma sono delle rare, quindi no. Ah no, sono queste le rare, queste sono pacchetto base. Nulla, posso fare un altro ordine? 161, no, non ho abbastanza soldi. Va bene, vuol dire che chiuderò il negozio. E ci vediamo domani. Giorno numero 25. Possiamo aprire. Ho sistemato tutte le carte che abbiamo... Cioè tutte, nel senso, le carte più costose che abbiamo trovato ieri. Le ho messe in vendita. Oh, grazie mille. Grande.
il nostro operaio, beh, lui devo dire che è molto molto puntuale. Certo, forse un po' fuori forma, ma puntuale. Praticamente mi sono mezzo indebitato, infatti ho meno 58 euro. Questo è un problema, anche perché devo pagare circa 220 di bollette, 70 di elettricità, wow. Lo stipendio è un ragazzo, quindi ho bisogno di vendere. Bene, tu lavora, io continuo a spacchettare un po'. Speriamo di avere più fortuna di ieri sera. Oh, ok, partiamo subito con una full art. Tipo il quinto è sarebbe Moltres. Oh, mi dai una carta da 2000, ti prego? Ti prego, ne ho bisogno. Ma mi accontento anche di una da 500. Oh, credo di aver visto Kokeshi. Ah, sì. Oh mio Dio, mi ha trapassato. Va bene così, dai. Giuro che stanotte spacchetto con i pazzi. C'è una fila enorme, ehi, ma stai andando un po'... Sei un po' lento, amico, ti do una mano. Grazie mille. 11 e 12, prego, tenga pure il resto. In realtà si fa al contrario, ma vabbè. Sono un idiota. Ah, mi tocca anche lavorare. Giorno 32. Sì, diciamo che abbiamo cambiato qualcosina. Adesso abbiamo due casse. Abbiamo inserito altri due profumatori. Ci sono delle bambole nuove, dei tappetini da gioco, un espositore di carte dove possiamo far vedere qualche carta della collezione, degli armadietti così con dei pupazzetti. Questo è un album da collezione. Insomma, abbiamo sistemato un po' di robe. Devo dire che adesso ho un aspetto molto molto più, tra virgolette, realistico, dai. Però la cosa incredibile è questa. Questi 7 giorni io ho spacchettato. E diciamo che ho trovato qualcosina. Oh! E lui c'è sempre, il nostro super mega cliente che ci trapassa. Ma ragazzi, la cosa assurda ve la faccio vedere adesso. Boom. Guardatela. 2199. Questa la mettiamo subito in vendita qui. Stavo aspettando di farlo con voi. E nulla. È arrivato anche l'altro ragazzo. Devo dire che inizia a prendere davvero forma questo negozio. L'unica cosa che mi dispiace è non poter cambiare l'insegna. Oppure si può fare più in là. Boh, lo spero. Però guarda, guardate da fuori. Guardate la differenza. Caspita, sembra, cioè, sembra un mezzo McDonald's. Non so perché, sembra tipo... sembra che stiano mangiando dei panini. Boh, vabbè, non sembra proprio un negozio di carte se non guardi l'insegna. Comunque adesso funziona davvero. E abbiamo sbloccato il pacchetto leggendario. Allora, riempiamo questo. Nuove bustine. Non vedo l'ora di spacchettarle, cazzo, sono leggendarie. Ok, visto che siamo in chiusura, io mi gusto un bel tazzone di latte con i biscotti e inizio a spacchettare. Oh, bella questa. Wow. Oh, bel pacchetto. Una full art anche. Minchia, però sono davvero un ludopatico. Cioè, mi immagino questo proprietario di un negozio di carte che alla chiusura si mette lì e inizia a spacchettare. Praticamente siamo a più di metà di tutti i pacchetti che ho comprato. Oh mio Dio. Beh, non male. Va bene, una full art carina. E siamo veramente giunti all'ultimo pacchetto. Quanti ne ho aperti? Questa è l'ultima possibilità di trovare una carta da 2000. Godiamocelo. Ultima carta. Ah no, ma... Oh mio Dio, che merda. No, io devo comprare gli altri. Impazzisco, se no. Impazzisco davvero. Consegnatemi subito
i miei pacchetti. Mio Dio, mi sento come un tossico che, non lo so, alle 3 di notte chiama lo spacciatore. Vabbè. Ultimo pacchetto, di nuovo. Oh, ma che schifo. No, non ci posso credere, ordino gli altri. Non è possibile. No, ma non li apro tutti questa volta. E niente, ho sbagliato. Che cosa ho ordinato? No. Il pacco base. Oh mio. Ah no, aspetta, questi? Ok, non so perché c'avevo anche... Perché avevo nel carrello tutti quei... Ah, niente, mi sono fuso, sono troppo stanco. Ma non sono nemmeno i pacchetti giusti. Ho sbagliato tutto. Oh mio Dio. Oh, sti pacchetti, boh. Scam totale, eh. Ci rinuncio. Ci riprovo domani. Ok, per voi sarà passato un secondo. Per me è passato un giorno intero. Devo sistemare questi pacchetti che ho comprato per sbaglio. Giorno 33. Beh, ieri comunque abbiamo trovato un bel po' di carte con cui recuperare qualche soldino, quindi almeno quello. Bella questa full art. Ma io penso, mi viene da immedesimarmi nella situazione, ovvero il proprietario che spacchetta davanti ai clienti, davanti ai propri operai, no? Quindi boh, non credo funzioni proprio così. È carina questa, però voglio la carta 2000, dai. Wow. Siamo al giorno 35, ho bisogno di fare qualche ordine. Due di questi, tre di questi, prendiamo anche uno di questo. Sblocco questa figurina. Queste sono carine. Ho bisogno di qualche deodorante. Blocco anche lui. E come un idiota non posso fare l'ordine, giustamente. Ah, ho bisogno di soldi adesso. Guarda quanti bei scatoloni. Oddio. Vai al registratore di cassa. Che fai? Abbiamo questi bei pacchettini, che ovviamente spacchetterò io. Queste nuove statuette sono bellissime. Mettiamo qui. Abbiamo queste. Altre carte. Queste anche sono nuove, sono bellissime. Altri deodoranti perché la gente puzza. E carichiamo questo. Carichiamo questo. Ok. Si continua a spacchettare. No, sto spacchettando, togli i tuoi capelli. Comunque questi pacchetti leggendari sono buoni perché mi dà molte carte da 100 e 200. Il problema è che finora non mi ha dato nessuna carta sopra i 1000. Boh, o sto avendo sfortuna io. Ehi, ma quali sono i miei pacchetti? Ok, possiamo reclutare un altro dipendente. Questa volta possiamo metterlo al rifornimento perché è veloce. Anche perché devo riempire un po', è tutto vuoto. Ho pensato solo a spacchettare. Dov'è? Eccolo! Ciao! Scaffale di rifornimento. Devi riempire lo scaffale anche senza etichetta? Devo, sì. Ah, quindi io devo ordinare, poi tu riempi e basta. Va bene, facciamo un po' di ordini. Bene. Ah. Beh, insomma, no, non è che sia velocissimo, però fa il suo lavoro, dai. Intanto io posso prendere le mie bustine, se le trovo. Dove sono? Devo spacchettare. Eccole. Ok, possiamo dire che il gioco è diventato gente che lavora per me ed io che cerco di trovare carte rare. Tutto nella norma. Mi sento davvero un Federic adesso. Bella! Andiamo subito. Siamo al giorno numero 40 e c'è ancora gente che puzza, incredibile. Allora, ho già qualche soldo da parte. Ho trovato questa bellissima carta. Che hanno già preso, incredibile. Bene, nulla, io devo continuare a spacchettare. Tra l'altro sto iniziando a massimizzare un pochino il profitto, quindi comprando e rivendendo soltanto oggetti con un profitto, come vedete... importante, beh, tranne queste bustine che sono quelle che spacchetto io, ma iniziamo. Vediamo un attimo, primo pacchetto del giorno. Una ex, bordo dorato. Questi pacchetti leggendari non mi hanno dato ancora una grande soddisfazione. E come potete vedere ho anche ampliato,
ancora un pochino il negozio, perché siamo a livello 23, ogni due livelli in teoria, dal 9 in poi se non sbaglio, possiamo ampliare il negozio. E quindi ho aggiunto l'altro tavolino. Si fanno abbastanza soldi facendo giocare queste persone, perché poi, sapete, no, si paga l'affitto per poter giocare, quindi la tassa è di 22 euro all'ora, che insomma mi sembra un po' esagerato, però ho lasciato quella base. Oh, bellissima! Finalmente questi pacchetti hanno pagato qualcosa. Minchia, questo è devastante. Oh, ottimo. Oh, oh mio Dio, 4.400 euro vale questa, dollari, vabbè. Devastante. Oh mio Dio, ragazzi, guardate. Anche molto bella. Ho raccolto un bel po' di cose. Sto cercando di non venderle più, magari, non lo so, faccio una bella collezione, vendo soltanto i doppioni. Questa vale 4.400. Questo è un gioiellino. Chissà se la metto. Ah no, la metterò ora. Sono arrivate le nuove bustine del destino. Quindi sono davvero curioso di vedere cosa ci troviamo all'interno. Tra l'altro ho settato nelle impostazioni un'opzione per spacchettare più velocemente. Comunque sono carinissime queste carte. Ehi, ma sto spacchettando, che fai? Ma ti togli davanti? Ulala. Oh, un'altra edizione oro da 400. Ottimo. Oh, abbiamo un'altra carta al valore superiore ai 1000. Sto cercando di raccogliere più carte possibili di alto valore per poi venderle tutte insieme. Adesso ne abbiamo già un bel po'. Tra l'altro il valore complessivo dell'album è di 32.000 dollari. Ok, adesso possiamo reclutare Clerk Cash. E lui ha una velocità di pagamento molto veloce, quindi lo reclutiamo subito. E no, non ho abbastanza soldi adesso. Aspetterò di avere i soldi e poi lo testiamo. Ma adesso che me ne faccio di lui però? Allora, ragazzi, l'obiettivo di oggi è cercare di arrivare a 10.000 dollari. Perché con quel budget riusciremo, circa con quel budget, ad aprire la seconda sala e reclutare un cassiere per quella sala. Comprare probabilmente ci servirà una cassa, perché qui dentro non credo ci sia. No, infatti. Quindi una cassa e qualche tavolino da gioco. Per adesso farò quello. Quindi circa 10.000 dovrebbero bastare. Spero qualcosina in meno. Se comprassero questa carta qui sarebbe tutto molto più facile. Magari abbasso leggermente. Vai così. E abbasso leggermente anche questa. Oh, mi hanno appena comprato la carta da 1.300. Ci siamo quasi ai 10.000. Nel frattempo io continuo a spacchettare. Hanno comprato un'altra carta da 1.000. Ottimo. Ed è fatta, siamo a 10.000. Quindi domani sarà un grande giorno. Ci sarà l'inaugurazione del secondo negozio. Ma in realtà è lo stesso, semplicemente lo stiamo ampliando. E questo è un giorno davvero speciale. Oh mio Dio, siamo in debito. Beh, speciale un corno. A parte gli scherzi, adesso vi mostro una cosa. Allora, anzitutto, eccolo qui. Lui lo mandiamo subito al registratore di cassa. Eh sì, la porta è aperta. Non so perché puzza, ho messo anche questo. L'ho pagato anche 1.500. Vabbè, so io come risolvere. Tieni qui. Bene, qui c'è questo. Qui abbiamo una cassa. Tu vai al registratore di cassa e vai lì, visto che sei lento. Stai in questo negozio piccolo. Ho messo due altri tavoli da gioco. E niente, abbiamo sbloccato il secondo. Vediamo se chiudo uno, se si chiude anche l'altro. No, ok, ottimo. Ah, giusto. Vediamo quanto... lui è molto più veloce. Guarda qui. È velocissimo. Ottimo, ottimo. Apriamo un po' di pacchetti nuovi. Aspetta, c'è qualcuno che ha preso la carta da 5.000, mi sa, non la vedo più. Fammi controllare. No, non c'è, l'ha venduta, chi è? Chi è che l'ha comprata? Lui, forse. Qualcuno che se n'è andato. No, è lui. No, non lo so, beh, comunque l'abbiamo venduta, ottimo. E adesso ne esce un'altra. Come non detto.
Ehi, amico, tu hai uno stile piuttosto discutibile. Scusate. Qui come procede? Ah, hai trovato il lavoro giusto per te, eh? Sempre senza fare nulla. Qui stai proprio bene. Tanto per quei $50 al giorno che ti devo, non è un problema. Salve, come va qui? Rubo un po' di pacchetti. Grazie mille. Tu sempre al lavoro, eh? Ho $8,000, adesso te lo do io un po' di lavoro da fare. Ecco qui. Ora puoi pensare agli scatoloni. Io però devo cercare le mie bustine. Eccole. Comunque sono... nel senso, il mio personaggio sembra proprio... Anzi, è un... Oh, una full art. È un po' ludopatico, eh. Un bel po' ludopatico. Arrivano gli scatoloni e lui li apre senza neanche portarli dentro. Direttamente apre e subito prende i pacchetti. Male male. Ed è così che si conclude anche il 50° giorno. Io direi che può bastare. Facciamo andare via l'ultimo cliente. Ci penso io. Vai, riposati. 1, 2, 3. Chiuso. Ebbene. Allora, il gioco ovviamente continua e vorrei tanto andare oltre. Il video verrebbe poi troppo lungo, quindi io vi ringrazio per la visione e spero che vi sia piaciuto. Se volete una seconda parte, fatemelo sapere. E direi che almeno non siamo più al verde. Obiettivo raggiunto. Buonanotte.